Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo usciti dal corpo di Bowser tramite un tubo che lui ha ingoiato. Abbiamo visto Sogghigno rubare la stella oscura, stella dai poteri misteriosi, e adesso dobbiamo andare a fermarlo. E però siamo qui a Fungopoli, il che ci permetterà, tra in teoria non molto, di poter fare una stellamella, degli acquisti comunque importanti. Qui a Fungopoli ci sono vari negozi. Oh no, la jutsu dei portali di Naruto. Ma che... Ciao. Eccezionale, disgustevole, strabiliante, fenomenale. I televenosi poteri della stella oscura si stanno risvegliando. Lord Sogghigno, mondo è nostro. Ti prego, non dirmelo così, altrimenti mi emoziono. Non dobbiamo avere fretta, i poteri della stella oscura non sono ancora completi. Ci vuole ancora tempo prima che la dolce principessa Peach estragga tutta la buia energia. Ligite. Cosa succede? Qualcuno entra in castello. Non dire di zie, non è possibile. Nessuno può abbattere le mura che ho eretto grazie ai poteri della stella oscura. È la stella oscura, i suoi poteri si stanno risvegliando. Dobbiamo trovare il modo di superare questi muri. Tutto cutendo! Non c'è molto da fare. Andiamo a Fungopoli e pensiamo a una tattica. Accidenti, che peccato! Sempre in ritardo come un colpo di fortuna! Ma state pure tranquilli, potrete tremare non appena avrò risvegliato tutti i poteri della stella oscura. In un lampo di tenebra farò tutto mio il regno dei funghi. Nel frattempo approfittate degli ultimi istanti di quiete per fare shopping. Vabbè, andiamo a fare compere. Che è esattamente quello che vi stavo per dire. Qui a Fungopoli ci sono una grande quantità di... Si apre il viale dello shopping. I lavori sono terminati. Esatto. Una grande quantità di negozi che ci offrono grandi quantità di negozi di vario genere, tra cui negozi... Oh cacchio! Che ci vendono dei vestiti ad alto costo ma ad alto potenziale. Come si fa a pensare allo shopping in un momento come questo? Non ci credo, piuttosto bisogna trovare una cura per la gravitrombolite. Certo, la gravitrombolite non si scherza, e anche la principessa è scomparsa, ma appunto per questo serve qualcosa per riportare ottimismo alla città e ai suoi abitanti. Hai ragione. Beh, in effetti. Bravo, Todd! Benvenuti a Fungopoli. Oh, Mario, Luigi, bentornati. Abbiamo inaugurato un nuovo viale dello shopping. Dovete vederlo assolutamente. Allora, mi fa piacere che comunque certa gente cerchi, nonostante tutto, di alleggerire un po' il carico emotivo che sta avvenendo in questo momento. Mario, ma cosa mangi per essere sempre così in salute? Spaghetti. Non è da tutti saltare con così tanto entusiasmo. Spaghetti con polpette. Oh no. Che poi, aspetta, io per passare di là, devo farmi il giro o con il jump spotenziato o dall'altra parte, quando ovviamente la gravitrombolite sarà scomparsa e l'amico qui ci farà passare. E a proposito di farci passare, abbiamo bisogno del guscio per arrivare qui e colpire questi blocchi. Il problema è che il guscio blu è da quella parte. Sì, ci arrivo. Forse non arriverò a quello. Forse dipende da Luigi se riesce a colpirlo ad angolo. Allora. Ci arrivo? No, mi serve ovviamente il jump potenziato. Oppure c'è un modo per arrivare da questa parte passando da un'altra casa? No, ne dubito. Ci serve il jump potenziato e fine. Ah, questa è la prima casa dove abbiamo visto il primo caso di gravitrombolite. Avevamo appena imbiancato. Dov'è il bimbo? Eccolo qua.
Quando papà è diventato grosso, sbadabam, ha distrutto il muro. Anch'io diventerò grosso come papà da grande. Ti auguro di no, bimbo. E speriamo di no, perché sennò tua mamma è... Allora, niente, abbiamo bisogno del jump potenziato. Fine. Detto questo, vediamo se ci sono altre case in cui poter entrare, che magari, sai, qualcuna nasconde qualcosa. Tengo la casa calda come una sauna per prevenire le gravi trombolite. Così butto fuori le tossine con il sudore, ma devo tenere acceso il fuoco. Beh, non ha funzionato, vedo. E a proposito di fuoco, io vedo qui una fontanella d'acqua che credo che dovremmo attivare più avanti. Credo che al momento non sia attivabile, perché spegnendo il fuoco probabilmente qualcosa succede. Però forse è un evento che potremmo attivare solamente... Ah, qua c'è il muro dove siamo passati l'altra volta. È un evento che potremmo attivare solamente, dicevo, quando la gravitrombolite sarà scomparsa. E allora ce ne vorrà di tempo. Ce ne vorrà ancora di tempo. Qua c'è qualcosa? Peccato, no. Potevano metterla almeno una X. Però forse, visto che questa è bloccata da quella parte, qualcosa di nascosto c'è. Ed eccoci arrivati al viale dello shopping. E tu che sei cazzoso? Mario, Luigi, sto organizzando un gioco per festeggiare l'inaugurazione del viale dello shopping. Volete sapere di cosa si tratta? Va bene. Alla ricerca delle sfere fungo, il gioco si chiama così. Dovete cercare le sfere fungo nascoste in giro per il viale dello shopping. Vi regalerò il contenuto di ogni sfera che trovate. Ogni sfera sarà una nuova sorpresa. Ma fate attenzione, le sfere fungo sono tutte in luoghi invisibili. Nei blocchi invisibili sottoterra oppure dietro un muro. Ma forse il tuo sesto senso, Mario, ti segnerà se c'è una sfera nelle vicinanze. Alcune sfere potreste trovarle solo quando riuscirete a infilarvi sottoterra. Ad ogni modo, ci sono tante sfere in giro, in bocca al lupo. Ah, dimenticavo, ci sono 16 sfere fungo in tutto. Ok, bravo, grazie. Detto questo, come vi dicevo, ci sono tutti questi sezioni di negozi attualmente non visitabili. Per esempio questo qui che abbiamo appena passato, appena il gioco ci caricherà. Ehi, vieni fuori, piccolo Todd pestifero. Le mie spille non sono per bambocci. Va a giocare a nascondito da qualche altra parte. Dicevo, ci sono tutta una sezione di negozi che non sono visitabili al momento, perché non abbiamo un rango ancora alto. Al momento il rango di Mario e di Luigi è il rango fiore, che, se non ricordo male, è il terzo rango. E a proposito, visto che questo qua parlava di spille, andiamole a vedere subito. Salve, benvenuti al negozio di spille. Ma voi avete idea di come si usa una spilla? Certo che lo sappiamo, idiota. Ehi, ma i vostri baffi brillano sempre di più. Perfetto, livello 2. Non è tantissimo, però. Vi siete meritati la tessera fortuna oro. Con questo sarà più facile vincere. Vediamo le spille. Allora, spilla potenza, spilla bonus, spilla fratelli, spilla bravo e spilla fantastico. Aumenta la potenza degli attacchi. Aumenta le monete espo tenuta a fine battaglia. No, aspetta. Aumenta le monete o l'esperienza? Perché se mi dici moneta è un conto, se mi dici esperienza è un altro. Comunque, quanti soldi abbiamo? 6.300. Allora, andiamo prima a vedere cosa c'è negli altri negozi e soprattutto quali di questi negozi attualmente sono disponibili. Tra l'altro, da questo lato c'è, esatto, il negozio degli strumenti generale. Vediamo se ce n'è qualcuno di nuovo. Fungo, super fungo, sciroppi. Beh, le nocciole magari. Facciamo che ne compriamo 7, almeno ne abbiamo 10. Ma giusto per sicurezza, niente più. Vuoi tentare la fortuna? E io prenderò questo. E vai, il 10%? Hai vinto il terzo premio, 10%. Oh, meglio di nulla. Buttali via, insomma. Andiamo dall'altra parte. Allora, abbiamo questo qua verde che ci vende che cosa? Questo dovrebbe essere quello medio. Questo dovrebbe essere quello del caffè. Questo deve essere quello avanzato. Infatti c'ha il simbolo dello shrine che non abbiamo ancora ottenuto. E questo invece è quello stella, è quello iperlusso. Ok, allora ho detto che il primo è quello medio perché è un po' più avanzato rispetto a un negozio normale che magari ha le solite robe. Però parliamolo, è abbastanza cheap rispetto agli altri due che vedremo più avanti. Benvenuti, in questo negozio potete trovare equipaggiamenti per tutti i gusti. Vediamo allora questi equipaggiamenti. Abbiamo
la tuta koala, nessun effetto speciale, i calzini ufficiali, recupero via ogni turno che, vabbè, non è molto però è già qualcosa, e la cintura giocosa che già abbiamo. Allora, Mario ha i guanti attacco, Luigi ha le scarpe attacco, quindi le calze ruvide che cosa facevano? Cioè aumentavano la difesa di 7, che è il 10%, ok. La tuta cupa invece, più 27 di difesa, e per Luigi toglierebbe un po' di attacco, però gli aumenterebbe un bel po' la difesa. Mario è 74, Luigi è 83 al momento. Non lo so. Non so se darla anche a Luigi. A Mario sicuramente gli servirebbe una tuta nuova. Ok, per adesso aspettiamo un attimo. Come è ovvio pensare, visto il simbolo dello shrine qui, al momento non possiamo comprare. E infatti ora ci manderà via. Lasciate che vi porga il mio più caldo benvenuto nell'atelier champignon. Il nostro esercizio fornisce uno degli articoli più indicati per la classe sole. Sfortunatamente non avete ancora ottenuto la classe sole. Devo dire che con la vostra classe è stato presuntuoso presentarvi qui. Scusate se mi sono permesso con una burla. Tuttavia vi consiglio di cercare un negozio più adatto alle vostre esigenze. Siete poveri, insomma, fate schifo, andate via. Questo è classismo, eh. Cosa mi serve questo? Aspetta. Da questa parte c'è il camerino. Ah, c'è una X. No, neanche. Boh, pensavo c'era un X sul terreno. Boh, chissà cosa. Boh. Chi se ne frega. Allora, aspetta. Prima di andare dentro l'ospedale, che è effettivamente quello che il gioco vorrebbe, vediamo se qui c'è qualcosa. No, peccato. Allora, non c'è una sfera fungo da qualche parte? No? Non ne abbiamo ancora trovata una, mi sembra strano. Eccolo qua, infatti, guarda. Lo sapevo, mamma mia. Dovrei mettermi a cercare un attimino più precisamente. Però intanto ne abbiamo trovata una. Dove ci conduce questo? Di sotto. Dove eravamo prima, solo che prima era chiuso. Aspetta. Let's go! Volevo ucciderlo, dai. D'altronde il gioco ci ha appena chiesto di aumentare la classe, quindi... 2. Ecco fatto. Col cacchio mi faccio fregare da voi. Perfetto, bravo Gigi. Gigi, dobbiamo aumentargli attacco e difesa. Dobbiamo aumentare l'attacco e la difesa di Gigi, che stranamente è finito indietro rispetto a Mario adesso. Dove finiamo? Ah, ok. Un magifungo e... non ho visto cosa abbiamo guadagnato. Aspetta, un magifungo, ok. 240 HP, non male. Ed era uno strumento, forse? Sì, la guadagno cintura. Aumenta... no. Usi meno punti azione per gli attacchi speciali. Ma scusa. Cioè, abbiamo trovato due cinture subito che ci droppano così l'utilizzo dei punti azione. Cavolo, mica male. Risaliamo di sopra. Luigi, caffettino? Caffettino. Mario, Luigi, benvenuti. Siete venuti a godervi un attimo di pausa dalle vostre frenetiche avventure? Non mi sembrate molto in forma, vedo che vi mantenete il PB ed PA. Vi ci vorrebbe un Earl Todd. Bevete un tè e tornerete in forma in men che non si dica. E qual è la differenza, scusami? Il tè Todd cos'è che fa? Tutti i PB... ah! Ma ascolta, per 10 monete, cazzo, ci riguadagni entrambi. Cioè, non ha neanche senso quello che abbiamo appena fatto. Ormai l'ho fatto perché va bene. E almeno, dai, facciamo girare un attimo l'economia. Però, cazzo, per 5 monete uno, per 8 monete l'altro e per 10 rifai tutti e due. A prescindere, ti fai 10 monete e vaffanculo. Cioè, vabbè, sì, se non usi le mosse azione, ti conviene prendere solo quello degli HP, per carità. Però, detto questo, dobbiamo entrare qua dentro, nell'ospedale. Il taglietto che mi sono fatto è guarito del tutto. Ringrazio il dottor Dot. Il dottor Dot vorrebbe controllare le sue condizioni settimana prossima. Passerà sicuramente. Bene, il prossimo. Ah, guarda un po', Mario e Luigi, posso aiutarvi? Il dottore diceva una sola paziente per volta. Mettetevi in fila. Come? Volete entrare subito per parlare con il dottore? Ma non si può, bisogna prendere appuntamento. E poi Mario, mi sembra che tu stia benissimo. Guarda che baffi folti e lucenti. E anche tu Luigi, salti senza problemi. Accidenti, mal di gola. I primi sintomi della grave trombolite.
Forza, Luigi! Attacco di cuore! No, dolori al petto! È terribile! Se anche voi prendete la gravità trombolite, è la fine del tutto il regno! Il dottore vi deve vedere subito! Presto, entrate! Cazzo, la sanità in Italia funziona sempre quando fingi di farti male! Beh, il dottor Dott, ma è un mago! Dottore, ci sono altri due pazienti! Scusi, dottore? È grave! Quei due hanno una malattia molto grave! Bisogna depellare il virus al più presto, altrimenti verranno guai! Silenzio! Vedo il virus che vi contagia! Lo vedo bene! Il dottore riesce a vedere le malattie dei pazienti grazie ai suoi poteri. Guardate attentamente. Eccolo, sta per venire fuori! Eccolo che esce! Il virus che vi ha contagiato! Il virus Bowser! Chi ha il fegato di pronunciare il mio nome? Come ho predetto, è venuto fuori! Questo è il virus che vi contamina! Ma guardarlo da vicino sembra davvero un virus spaventoso. Ma che vuoi tu? Si tratta di un virus crudele e spietato. Purtroppo occorrerà del tempo per guarire. Intanto vi faccio una ricetta per la medicina da prendere per 10 giorni. 3 volte al giorno dopo i pasti. Vai via! Mario e Baffetto Verde, state cercando di fregarmi la stella oscura, eh? No, l'unica cosa che ho cercato di fregare è la telecamera. Senza contare che state cercando di soffiarmi anche la principessa Peach. Ma sono mie, la stella oscura e la principessa Peach, sono mie! Levatevi di mezzo! Let's go! Oh, i pidocchi! Oh, ma guarda, un classico combattimento con Bowser! Andiamo, Luigi! Allora... Perfetto. Mario, Luigi. Perfetto. Bel colpo. E di nuovo andiamo con questo. La mia tecnica per questo è semplice. Vedo da dov'è uno dei due e mi segno solamente quello. Se non è in quella posizione vuol dire che è l'altro. Facile. Tipo qua vediamo dov'è Mario. 2 e 2. Ok. Mario, Luigi, Mario. Facile. Aia! Ok, non mi ricordavo il tempismo di questo attacco, però buono da ricordarselo, no? Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Perfetto. Beh, non mi serve adesso curarmi, quindi vai di barile. Forse effettivamente ho fatto una cazzata, però. Allora, Mario, ok. Luigi e tutto il resto Mario. Perfetto, facile. Orca puttana. Ok, ora mi ricordo i pattern di attacco, dai. Ha avuto senso aspettare di curarsi. Perfetto. Non mi aspettavo il volo così, in questo modo. Interessante, bravo Mario. Allora, vediamo dove ti trovi. Ok, 3 e 1 sopra. Luigi, Mario. Perfetto. Nuovo attacco, nuovo d'utilizzo. Che sì, è sempre meglio. Ogni volta che trovi un nuovo attacco sono sempre migliori dei precedenti. A volte, in realtà, l'unico... Ok. Dicevo, l'unico che non rispetta questo pattern è Superstar Saga, a parer mio. Perché tu... Piccoli vermi baffuti, vi riduco in cenere! Ho un brutto presentimento. Saltate tutti e due e aggrappatevi a me. Bisogna tenere premuto i pulsanti per restare aggrappati. Chi molla il pulsante finisce giù. Avete capito, vero? Certo. Ecco fatto. Preso.
Allora, dicevo, l'unico che non rispetta questo pattern a parer mio è Superstar Saga, perché tutti gli attacchi sono potenti in egual modo. E anzi, a volte, per esempio, quello dei martelli è superiore a quello dei poteri di fuoco e di fulmine. E a volte i salti sono più utili di utilizzare il martello in alcune situazioni. Ok. Luigi, Mario, perfetto. Dai Bowser, su. Fatti ammazzare, facile facile. Ok, questa è facilissima. Luigi, Mario. Ho sbagliato. Perfetto. Meno male che... Oddio, meno male che ho corretto subito l'errore, perché mentalmente avevo sbagliato. Dicevo, mentalmente avevo sbagliato. Cacchio. Ok. Cavolo, pensavo fossero molti di più i Goomba che aveva colpito. Però, vittoria. Scarpe guscio, vuol dire più difesa, sicuro. Allora, che cosa ti aumento, Mario? Un bel giro di attacco io te lo butterei, veramente. Ma anche i baffi, cavolo. Preso. Ok, è andata bene. C'erano veramente tanti uno. Tanti uno. Gigi, a questo giro vorrei aumentarti la difesa. Vorrei aumentarti la difesa perché se cambio lo strumento a Mario, Mario sale di difesa e Luigi ne rimane sotto. Vorrei che almeno fossero equilibrati. Ho visto un 3. Preso. Uff, che culo. Che culo. Non sono ancora in forma. Dannazione. Ho capito. Ora mi è chiaro il motivo che vi ha portati da me. Il regno dei funghi è in grave pericolo. Abbiamo sentito dire che tu sai tutto sul regno dei funghi. Perciò saprai anche come abbattere quei muri davanti al castello di Peach. Impossibile! È vero, non c'è nulla che io sappia, che non sappia, eppure, nonostante la mia immensa magia e le mie immense competenze, stiamo parlando di muri creati dal potere della Stella Oscura. È assolutamente, totalmente, decisamente impossibile. Insomma, non c'è bisogno di essere così disfattista. Se non riusciamo ad avvicinarci al castello di Peach, non resta altro che aspettare la fine del regno dei funghi. È presto per rassegnarsi. Basterebbe nuotare attorno e entrare dalla parte opposta al castello, comunque. Il mio potere non può distruggere i muri, ma non è detto che non ci siano altri mezzi. Davvero? Le curastelle. Tre curastelle. Esistono tre curastelle e sono proprietà di tre saggi. Sono stelle in grado di vanificare qualsiasi potere malvagio. Allora basta che troviamo queste tre cure stelle. Con quelle possiamo sbarazzarci anche della Stella Oscura. Anche la terribile malattia chiamata gravi trombolite che minaccia il regno potrebbe essere debellata grazie alle cure stelle. Se solo riuscissi ad avere le tre cure stelle, potremmo abbattere i muri di cui parlate e sconfiggere la Stella Oscura. Ma non sono certo di quest'ultima cosa. Prima di tutto vi consiglio di trovare le tre cure stelle. Se possiamo guarire gravi trombolite, dobbiamo trovarle subito. A proposito, dove sono le curastelle? Non ne ho idea. Ognuno dei tre saggi ha con sé una curastella. Questo l'ho capito, ma dove sono questi saggi? Non lo so. Vedo e prevedo, uno è nella foresta. La foresta? Vuoi dire la foresta selva fosca? Ho sentito tutto. Troverò io le tre curastelle. Ma che vuoi fare tu? È ovvio che saranno Mario e Luigi a trovarle, no? Come ti permetti, piccola impertinente? Mi ricordi quell'irritante Cosma che mi sta dentro? Lasciamo perdere. Mario, baffetto verde, chi prima arriva meglio alloggia. Sarò io a trovare quelle tre cose stelle e entrai nel castello. Senti, ma come hai fatto il primo saggio?
Ci vuole tempo per spiegarlo. Hai ragione, dobbiamo sbrigarci a raggiungere la foresta selva fosca. Oh, aspettate, eccolo. Guardate qui, ecco il primo saggio che, che si sta rivelando. Cacchio, l'abbiamo già visto quello, era dentro Bowser. Dici sul serio, quel bruco è lo stesso bruco che era dentro Bowser? Fammi pensare. È vero, quel bruco era fuggito dopo la battaglia. Questo bruco è il primo saggio. La mia sfera magica non sbaglia mai. Questo bruco senza dubbio è il primo saggio. Questo bruco ha di certo con sé una curastella. Ma non è nella foresta, quel bruco è dentro Bowser. Bowser l'ha ingoiato mentre era nella foresta selva fosca e ora è un bruco che vive dentro di lui. La tua sfera ha sbagliato. Ah, abbiamo un'esperta di chiaroveggenza qui. Sa leggere le sfere tu? Ovvio che no. Sai di cosa stai parlando? No, il bruco era nella foresta, sì. Perciò la sfera ha ragione. Ed è stato meglio così. Bowser non vi è passato davanti. È tutto matato. In effetti ci è andato bene che il primo saggio era dentro Bowser. Coraggio, infiliamoci di nuovo dentro Bowser e prendiamo la curastella da quel bruco. Che cosa hanno appena detto? Ma in che situazione mi sono cacciato? E ora ci penso io. Dobbiamo ritrovare Bowser. Ehi! Ah, no, no. Ehi, Mario, vuoi fare un po' di vandalismo? Beh, qua c'è una crepa. Pam pam pam. Questo tubo è uguale a quello che era del corpo di Bowser. Forse sono collegati. Bowser si è diretto in tutta fretta nella foresta selva fosca, senza sapere che il saggio della curastella è nella sua pancia. Dai, saltiamo dentro. Andiamo, Luigi. Allora, prima di tutto, aspetta, giusto per completismo mio personale, andiamo dall'altra parte. Ecco qua, vediamo dove ci conduce questo tubo. Ci conduce dalla parte dove era Bowser, che anche questo tubo era chiuso. Ok, perfetto. Anche questo era chiuso? Non mi ricordo. Mi sembra di sì, eh. Sì, 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 qua era dove c'era il sistema di allarme. Perfetto. Quindi, se vado di qua, dove finiamo? In una zona per la zattera dove c'è Bowser. Ok, quindi qua a noi non ci serve se non per prendere 50 monete e un'ultra nocciola. Va bene. Questo vuol dire che se scendiamo di qua, in teoria arriviamo alla foresta, vero? Qua ci sono delle X, blocchi, cose, no? No, niente, peccato. Vediamo allora di qua. Siamo... Ovviamente noi non possiamo interagire con questa. Lo studio Lucrezio bloccato, chiusura in indigenza. Si cercano personabili nei massaggi o no? E invece di qua... Oh, guarda un po'. Nemici che instachilliamo con Bowser, ma che con Mario e Luigi dobbiamo schiacciare. Da Luigi. Ecco fatto. Perfetto. Giusto per concludere l'episodio in bellezza, uccidiamo un nuovo nemico. Aia, non sapevo se mi avrebbe colpito dall'alto o dal basso. Sono abbastanza sicuro che i talponi guadagnino più danno dai martelli. Non proprio. Non è cambiato nulla. Ok, lo immaginavo. Oh, madonna, ma quanta vita c'ha sto talpone. Andata. Perfetto, 4... Per solo sti due nemicetti... 430 punti, mica male. Mica male davvero. Vabbè, salviamo qua allora. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.